C'è un mondo parallelo, un mondo che vive al di là della nostra coscienza sensibile, un mondo fatto di ombre, di misteri, di arcane brume e di silenzi. Da quel giorno feci di tutto per non svegliarmi più sulla terra, perché soltanto oltre l'etere potevo incontrare quella astratta bellezza onirica, ammirata troppo poco nell'anima di un dipinto fugace. Una fotografia scattata alla fine degli anni 70 mostra chiaramente nella zona cerchiata una materializzazione ectoplasmatica verificatasi nella casa. Ciò che non venne visto dal fotografo a occhio nudo fu invece registrato sul negativo della pellicola. Amico mio, sono molto, molto malato. Non so io stesso donde provenga questo male. Se sia il vento a fischiare sulla vuota e deserta campagna, o se l'alcol sconvolga i cervelli come un boschetto a settembre. La mia testa sventola, le orecchie come un uccello le ali, non ha più la forza di dondolarsi sul collo. Un uomo nero, nero, nero. Un uomo nero siede sul mio letto. Un uomo nero non mi fa dormire tutta la